Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, allora, in questa trasmissione, visto che riprendiamo le trasmissioni serali, riprendiamo il discorso che avevamo lasciato 15 giorni fa. Vi ricordate che avevo incominciato un ciclo di trasmissioni, approfittando che Francesco non c'era, cominciando con l'uomo come parte della natura, gli animali e le loro relazioni con l'uomo. Poi ho continuato a questioni psichiche della vita fetale, il primo mondo della vita. Poi muore il feto e nasce il bambino. Abbiamo continuato, muore il feto, nasce il bambino, la magia dell'espressione della crescita del bambino. E adesso eravamo arrivati a alcune questioni sulla capacità di percepire di relazione magica dell'uomo nel mondo, il suo cervello, la sua percezione e le sue caratteristiche. Ed è esattamente da dove riprendiamo il discorso questa sera. Prima di iniziare la trasmissione, innanzitutto vi ricordo che il 25 marzo faremo il rito dell'equinozio di primavera presso il bosco sacro di Jesolo, e è importante che si arrivi tutti alle ore 17. Per le ore 17 essere là perché verrà chiuso tutto e ci si ritrova a iniziare il rito. Il rito dell'equinozio primavera è il rito della nascita, di ogni nascita, ed è l'invocazione agli dèi affinché ci assistano in quello che facciamo e riconoscono nelle nostre azioni, nei nostri intenti, in quanto manifestiamo loro stessi, cioè gli dèi che noi manifestiamo nelle nostre azioni e attraverso i quali alimentiamo il Dio che cresce dentro di noi. Vi ricordo ancora un'altra cosetta. Noi abbiamo molti siti internet, cioè praticamente sono circa 6 anni che carichiamo materiali in internet. Alcuni siti sono vecchi, altri invece sono nuovi. Alcuni siti stanno raggruppando tutto il materiale che abbiamo prodotto in tutti questi anni. E vi ricordo i siti http://federazionepagana.it, federazionepagana.com. In particolare, in federazionepagana.com, Franco sta caricando tutte le trasmissioni, fa l'archivio delle trasmissioni fatte per Radio Gamma 5 di magia, stregoneria e paganesimo in tutti questi anni. E sta facendo un lavoro anche mostruoso perché le sta dividendo per argomenti. E praticamente quando voi entrate nella pagina dell'archivio della radio, delle trasmissioni radiofoniche di Magia, Stregoneria e Paganesimo, ogni trasmissione Franco ci ha scritto tutti gli argomenti trattati da quella trasmissione, cioè sta facendo in realtà un lavoro veramente mostruoso. Si tratta di centinaia e centinaia di ore di trasmissioni che sono a disposizione nel web in formato MP3 e che si possono scaricare gratuitamente. Oltre a questo c'è il sito http://federazionepagana.it, in quale ci sono centinaia e centinaia e centinaia di testi, centinaia di scritti di tutti i tipi, e in questo momento per esempio sto lavorando a caricare un'analisi di quell'aberrazione che è Paolo di Tarso. Alcuni pezzi ve li ho già fatti qui per radio tempo fa, altri pezzi li sto elaborando. In questo momento sto facendo un lavoro per far comprendere come la visione della legge, la visione del sistema giuridico del cristianesimo è assolutamente inumana, cioè è una cosa aberrante al di fuori di ogni dettato costituzionale ed è la cosa più squallida che ci sia, ed è un lavoro che sto facendo su alcuni passi di alcune lettere di Paolo di Tarso. È già stato caricato un pezzo. Il primo pezzo in cui praticamente in Paolo di Tarso l'individuo cessa di essere un soggetto di diritto per diventare un oggetto di possesso, viene sottratto dalla società per essere rinchiuso nella setta, e quando l'individuo pensa a ciò che lo danneggia nella società e accetta di aderire alla setta cristiana, alla setta di Paolo, non sa cosa perde, cioè in realtà mentre è fissato in alcune cose specifiche, sta perdendo tutta la sua vita.
e questa è una dimostrazione che abbiamo fatto ed è stata già caricata in internet. Altri lavori verranno caricati prossimamente. In internet, sempre su quelle pagine, ho caricato un'altra pagina che dimostra la qualità del creazionismo. Cioè, praticamente, cosa succede? Succede che tutti quanti parlano dell'evoluzione, cioè la teoria dell'evoluzione, e nessuno discute, mette in discussione qual è la teoria creazionista del cristianesimo. E invece noi abbiamo fatto anche questo, un giorno ve lo farò anche per radio questo discorso. Comunque lo potete trovare sempre sul sito http://www.federazionepagana.it. In realtà sto continuamente caricando documenti, pagine, in modo da costruire questa complessività della religione pagana politeista a quale le persone possono attingere per quello che gli serve. Ricordatevi che centinaia e centinaia di testi sono scaricabili tutti gratuitamente, e sempre in federazionepagana.it, alla pagina contatti, trovate i riti che facciamo, le fotografie, alcuni piccoli filmati dei riti, trovate l'organizzazione tecnica, come tecnicamente vengono eseguiti i riti, e trovate tutto il materiale che è possibile caricare, che abbiamo caricato. Trovate la partecipazione al VCER, trovate le immagini dei congressi sia di Atene che di Anversa, e trovate tutto quello che vi può servire per capire la Federazione Pagana, lo statuto naturalmente, è quello che stiamo facendo, la visione degli dèi. Vi trovate i commenti a Teone di Esiodo, alle religioni antiche, tutto praticamente, potete scaricarvi anche quello che volete, anche perché non ho problemi di copyright, perché quel tipo di idee, quel modo di essere che è stato rappresentato all'interno della Federazione Pagana, è difficile che qualcuno se ne appropri e lo usi per scopi diversi, è troppo caratteristico, troppo tagliato col coltello. Bene, allora, riprendiamo un po' alcune questioni sulla capacità di percezione e di relazione magica dell'uomo nel mondo, il suo cervello, la sua percezione, il suo sentire e le sue caratteristiche. Tutti i discorsi che abbiamo fatto finora relativi alle scoperte scientifiche che vanno a dimostrare quello che è il crogiolo dello stregone e la stregoneria sono relative alla teoria della stregoneria. Cioè, la stregoneria dice praticamente che la vita dell'uomo, la vita nella natura da quando l'uomo nasce, non fa altro che, attraverso la pratica della sua esistenza, costruire il proprio corpo luminoso. Il proprio corpo luminoso, che è il risultato delle azioni dell'uomo, al momento della morte del corpo fisico può assumere su se stesso la coscienza dell'individuo e continuare la vita. Può, non è detto che ce la faccia. Bene, da questo assunto la stregoneria fa discendere la sua visione della vita. Per cui dice la stregoneria: se la vita è un'occasione all'interno della quale io posso costruire il mio corpo luminoso, io devo mettere in atto tutte le strategie possibili e immaginabili, devo appropriarmi di tutti gli strumenti che la mia specie mi ha messo a disposizione per riuscire a costruire questo corpo luminoso al meglio. Cioè, se io devo vivere per sfida, è bene che io usi tutte le mie capacità e tutte le mie possibilità che ho dentro di me. Dunque, in stregoneria, prendersi nelle proprie mani le responsabilità della propria vita significa non solo essere responsabili rispetto alle azioni che si fanno, ma significa anche essere responsabili nel esporre, nello sviluppare, nel mettere in atto tutte le possibilità che noi abbiamo dentro di noi. Il percorso della stregoneria di solito viene fatto da una persona che spiega agli altri, che porta le altre persone a un percorso disciplinato, un percorso impegnato, e li porta un po' alla volta a scoprire che cos'è la dilatazione di se stessi nel mondo in cui viviamo. Questo veniva fatto dalla stregoneria passata. Io non mi posso permettere di fare questo. E allora mi posso permettere soltanto di enunciare quello che faccio. Di enunciare quello che faccio, e nell'enunciarlo
servirmi di quello che fortunatamente nel giorno d'oggi la scienza moderna mi mette a disposizione per dimostrare che la via della stregoneria è corretta. Cioè noi dentro le persone, dentro gli individui, parliamo di individui come soggetti, abbiamo un cosmo infinito di potenzialità, un cosmo infinito di variazioni, un cosmo infinito di emozioni, di capacità di percepire il mondo, che la scienza moderna sta scoprendo in questo momento. La scienza moderna lo sta scoprendo in questo momento, ma la stregoneria lo aveva già applicato fin da quando è nata, attorno all'anno 800. E di alcune cose ne abbiamo parlato. Bene, di una caratteristica, per esempio, del cervello, ne parliamo adesso. Ed è dall'Espresso del 5 agosto 2004, studi sul cervello, toccare è come vedere. Per il nostro cervello non c'è nessuna differenza tra vista e tatto. Ad affermarlo è un gruppo di ricercatori italiani e americani in un articolo pubblicato sulla rivista americana The Proceeding of the National Academy of Sciences. Dai loro studi è emerso che quando guardiamo un oggetto oppure lo riconosciamo attraverso il tatto senza vederlo, si attiva la stessa area della corteccia cerebrale. Per scoprirlo, i ricercatori hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale, una tecnica che permette di visualizzare i processi biochimici del cervello in maniera non invasiva. Sapevamo già da tempo che la zona studiata è responsabile dell'elaborazione delle informazioni visive, spiega Pietro Pietrini del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Pisa, a capo del team italiano di ricerca. Si tratta della corteccia visiva associativa, sta sulla superficie del lobo temporale del cervello. In pratica ci permette di riconoscere il mondo che ci circonda. Quello che non ci aspettavamo invece era di osservare che questa stessa zona entra in funzione anche quando il cervello riceve informazioni per via tattile. Di più, circa 3 anni fa, il gruppo di ricerca aveva scoperto che per ogni categoria di oggetti che vediamo, nel nostro cervello si riproduce una risposta specifica. Un bicchiere, ad esempio, attiva una risposta diversa da un libro, un principio che gli studiosi hanno riscontrato anche in questa nuova ricerca. Quando un cieco dalla nascita tocca un oggetto, le risposte neuronali che si attivano sono molto simili a quelle sollecitate in un individuo che sta vedendo lo stesso oggetto. Dunque, che cosa scopriamo innanzitutto noi attraverso questa ricerca? Scopriamo che la capacità sensoriale degli individui, adesso in questo momento stiamo parlando della vista associata al tatto, e in realtà il tatto è un senso infinitamente più antico della vista, perché lo avevamo quando eravamo esseri unicellulari nel brodo primordiale. Ebbene, la vista si è sovrapposta al tatto, ma il tatto non è venuto meno della sua capacità di leggere il mondo che lo circonda. Infatti all'interno del Crogiolo dello Stregone c'è un dibattito particolare, un argomento particolare che si chiama palpare il mondo. Ed è proprio la capacità dell'individuo, lo sviluppo della capacità dell'individuo di usare le mani per sentire, per vedere la forma del mondo e per interagire col mondo. Ebbene, perché un individuo riesca ad interagire col mondo è necessario che usi le mani per palpare, le mani per toccare, le mani per accarezzare. Cioè l'uso delle mani, l'uso delle mani, ma della pelle, non necessariamente delle mani, è fondamentale nella crescita e nello sviluppo della conoscenza dell'individuo. E questo noi lo dobbiamo tenere presente quando riceviamo fenomeni o informazioni del mondo. Perché ogni volta che noi sviluppiamo la nostra capacità cerebrale, questo avviene perché percepiamo dei fenomeni del mondo, ma i fenomeni li percepiamo con i sensi che abbiamo e i sensi li dobbiamo usare tutti. E se un giorno perdessimo la vista, noi dobbiamo sapere che possiamo usare le mani. E se non usassimo le mani, noi menomiamo una parte del nostro cervello. Dunque, per affrontare la vita con passione si deve usare le mani. E
questo palpare il mondo, oltretutto, è una parte del crogiolo dello stregone che è assolutamente legata all'uomo. Perché questa capacità tattile, questa capacità di palpare il mondo, questa capacità di avere la pelle, capace di fornire, di trasmettere fenomeni, è una capacità molto umana, cioè una caratteristica fondamentale della specie umana. Per cui rifletteteci un po' su questo e riflettete anche su cosa ha significato la repressione del palpare, dell'accarezzare, del toccarsi. Andiamo avanti ancora. Menti elastiche. Il cervello muta in base alle attività svolte e rimodella così la mappa del corpo. Questo è un articolo apparso su Salute di Repubblica, ma ne ho degli altri anche sull'argomento, dell'11 settembre 2003. Ebbene, cosa ci dice in pratica questo tipo di articolo? Ci dice che il cervello muta in base alle attività svolte e rimodella così la mappa del corpo. Poi in altri articoli vedremo anche come la cosa si approfondirà in maniera notevole, addirittura c'è una struttura DNA in modificazione. Però noi abbiamo il cervello muta in base alle attività svolte. Questo cosa significa rispetto alla stregoneria? Significa che se un individuo vive la sua vita quotidiana per sfida, rimodella il suo cervello in maniera diversa che non un individuo che vive la vita quotidiana pregando o supplicando. Cioè le formazioni cerebrali vengono strutturate in maniera differente. E mentre chi vive per sfida farà dell'impegno, della passione, del suo modo di coinvolgersi col mondo, una sua modificazione cerebrale, per cui l'impegno, il vivere, l'affrontare, il criticare, il risolvere problemi, diventerà via via sempre più facile. La persona che sarà messa a pregare, ogni volta che si dovrà trovare davanti ad un problema, cercherà sempre di più di chiudersi su se stessa. Cioè abbiamo praticamente due vere e proprie strutture cerebrali diverse fra chi vive la vita con passione e determinazione e chi vive la vita pregando. Cioè abbiamo due soggetti fisicamente e strutturalmente diversi. Cioè provate a riflettere un po' su questo. Se da bambini i vostri genitori vi hanno incitato, vi hanno sollecitato ad affrontare i problemi, a risolverli, vi hanno fornito gli strumenti per affrontare quei problemi, vi hanno dato la coscienza di ciò che significa affrontare il problema, oggi crescendo avete una certa struttura, una certa forza psichica. Se invece ogni volta che voi affrontavate qualcosa, i vostri genitori vi hanno ucciso le vostre iniziative, i vostri tentativi di dare l'assalto al mondo, le vostre rabbie, i vostri tentativi di modificarvi, oggi avete un'altra struttura cerebrale. Cioè ci sono due tipologie fisiche completamente diverse fra i due soggetti. Recentemente su Scienze, dice l'articolo, ricercatori dell'Università del Ruhr e a Bochum in Germania ha pubblicato un rapporto che irrobustisce le scarse conoscenze sul rapporto fra attività cerebrale e assetto del cervello, e cioè sull'affascinante quesito se la sua vita sia in grado di modificare struttura e funzioni. Finora gli studi erano stati realizzati essenzialmente su animali, topi, scimmie, invertebrati. I ricercatori tedeschi hanno invece studiato umani ai quali per alcune ore è stato stimolato il polpastrello dell'indice destro. L'uso del dito ha prodotto una maggiore sensibilità, misurata come abilità di discriminazione tattile e al tempo stesso un allargamento della sua rappresentazione nella corteccia sensoriale. In proposito, occorre sapere che il nostro cervello contiene in aree diverse mappe che rappresentano il corpo nella sua interezza.
molto studiata da decenni la mappa collocata nella corteccia sensoriale che rappresenta i confini del nostro corpo, delineati dalla sensibilità cutanea, e si sa che in questa mappa la bocca, l'indice della mano dominante, i piedi, gli organi genitali occupano porzioni corticali più ampie del tronco o di altre parti del corpo ben più estese. La rappresentazione quindi non tiene conto della topologia della superficie corporea, ma delle sue funzioni. Si sviluppa nel primo periodo della vita, quando il cervello struttura i suoi circuiti in funzione dei compiti dell'organismo presenti e futuri, tra cui innanzitutto evitare i pericoli, mangiare, riprodursi. In pratica cosa succede? Succede che il mio dito pollice nel cervello ha una rappresentazione molto più ampia che non il mio tronco. Perché? Perché il mio pollice manda più segnali al cervello. Le mie mani che lavorano, che palpano il mondo, mandano al cervello più segnali, per cui hanno un'area più larga. I miei piedi mandano un'altra tipologia di segnale e hanno un'altra area. In pratica il cervello costruisce delle aree, una mappa del corpo attraverso il quale descrivere le sensazioni all'interno del cervello, che non è funzionale all'estensione dell'area del corpo, ma è funzionale ai segnali che da quell'area gli arrivano. Pertanto questo è un principio che comunque vedremo in stregoneria, se qualcuno partecipa ai dibattiti quando parliamo dell'intento, questo aspetto è molto sottolineato perché diventa prioritario sotto certi aspetti. Il cervello costruisce una sua area del corpo fisico che non è funzionale alla forma, ma è funzionale all'azione, cioè a quelle azioni che da quel settore del corpo, il pollice, il piede, i genitali, gli arrivano, e tanto più questi segnali sono sollecitati, tanto più questi segnali arrivano con continuità e con intensità, vedremo anche intensità emotiva, tanto più larga è l'area del cervello che si occupa di questo. Però cosa succede? Succede che io posso perdere una mano. E allora cosa faccio io nella vita? Uso essenzialmente l'altra mano. Usando l'altra mano, l'area del cervello adibita a quella mano riceve un maggior numero di fenomeni e tende a dilatarsi. Questo vale anche per le nostre scelte emotive, anche per le nostre scelte di vita, anche per come noi affrontiamo i problemi nella vita quotidiana. Ogni volta che noi facciamo delle azioni, ogni volta che noi emettiamo degli intenti, emettiamo delle passioni, abbiamo tristezza, abbiamo gioia, abbiamo impegno, abbiamo rabbia, nel cervello modifichiamo delle aree che tendono a svilupparsi o a rattrappirsi. Sta a noi scegliere questo. E capire questo è importante in stregoneria, perché allora capiamo perché esiste una pratica, perché esiste una pratica sistematica per riuscire a percepire il mondo, per riuscire a percepire dei fenomeni, per interagire col mondo. Allora vediamo che la scienza si dimostra, si guarda, in effetti è vero, se tu il pollice lo usi in un certo modo, si allarga la tua fascia cerebrale di percezione del fenomeno del pollice e tu hai una maggiore sensibilità. Avendo una maggiore sensibilità su quel pollice non fai altro che percepire altri fenomeni che altri che invece non hanno quella sensibilità non percepiscono. Per cui in realtà il tuo pollice, proprio perché lo usi, proprio perché lo usi nella vita quotidiana, diventa magico. Perché? Perché percepisce più fenomeni di quello che è la media delle persone che non usano il pollice in quel modo. E allora riusciamo a capire anche come funzionano alcuni aspetti della stregoneria. Ma adesso invece vi occuperò una buona parte della trasmissione per riuscire a spiegarvi un altro problema. Un altro problema che io vi ho già spiegato, ma come sapete io non ho la cultura che ha Galimberti. E Galimberti lo sa spiegare molto meglio di me. E allora con un po' di pazienza
leggeremo questo articolo di Galimberti che dice: c'è un po' di genio in tutte le menti. Ed è un articolo della Repubblica del 9 agosto dell'anno scorso, il 2005. Perché ci leggeremo questo articolo di Galimberti? Perché in questo articolo Galimberti ci dimostra come l'intelligenza sia essenzialmente una dote soggettiva. Cioè esistono più o meno tante intelligenze quante sono le persone. E ogni intelligenza è di per sé diversa, e proprio come intelligenza diversa ha la sua dignità e ha il suo modo di esistere. In realtà vedremo come esistono tutta una serie di percezioni diverse nella lettura del mondo. C'è un po' di genio in tutte le menti. Quando i genitori vanno a parlare con i professori dei loro figli, si lasciano dire tutto il male possibile. Suo figlio non studia, disturba, si impegna poco, è sempre distratto, potrebbe fare di più. Purché tutte queste negligenze e inadeguatezze non mettano in discussione l'intelligenza del figlio. E i professori fanno bene a non contraddirle. Infatti, quando si parla di una persona, non si dovrebbe mai usare l'aggettivo intelligente, perché la qualità che l'aggettivo vorrebbe designare non esiste. L'intelligenza, infatti, è una moltitudine di forme, la maggior parte delle quali trova nelle nostre scuole, nei centri di diagnosi psicologica e nel giudizio delle persone, della gente, solo una sua mortificazione. È noto, ad esempio, che i superdotati vanno male a scuola, perché il modello di intelligenza che i professori hanno in mente e su cui misurano i rendimenti scolastici della flessibilità è costituita dalla categoria della flessibilità, che nel caso dell'intelligenza equivale a mediocrità. Flessibile è infatti quell'intelligenza che, versata in ogni direzione, non presenta una particolare inclinazione per nulla e perciò è in grado di dispiegarsi a ventaglio su tutto perché nulla le inclina in modo decisivo. Così si stroncano inclinazioni sull'altare della genericità, che non è il nozionismo contro cui si sono fatte in anni passati stupide battaglie, ma la supposizione che l'intelligenza sia una dimensione versatile e versata per qualsiasi contenuto. Non è così. Andiamo un attimo. Così come non è da privilegiare, come fa la nostra scuola, l'intelligenza convergente, che è quella forma di pensiero che non si lascia influenzare dagli spunti dell'immaginazione, ma tende all'univocità delle risposte a cui tutte le problematiche vengono ricondotte. Più interessante, anche se meno apprezzata a scuola, è l'intelligenza divergente, tipica dei creativi, capaci di soluzioni molteplici e originali, perché invece di accontentarsi della soluzione dei problemi, tendono a riorganizzare gli elementi fino a ribaltare i termini del problema per dar vita a nuove ideazioni. Nei suoi molteplici studi sull'argomento, Howard Gardner, i cui libri sono editi da Feltrinelli, mostra che non c'è un'intelligenza generica, quella su cui di solito si applica la misurazione della scuola, ma forme così diverse fra loro che non è possibile unificarle e misurarle in modo uniforme. Ogni forma di intelligenza, infatti, è percorsa dal genio, che non è una prerogativa di Leonardo, ma di tutte le menti, che sempre sono inclinate in una certa direzione a partire dalla quale scaturisce per ognuno la sua particolare ed esclusiva visione del mondo. Già a livello biologico si constatano differenze abissali per cui, ad esempio, a 2 anni c'è chi recepisce una sequenza di musica classica come armonia e chi come dissonanza. Allo stesso modo c'è una intelligenza linguistica per la quale le parole non hanno profondità ma superficialità. Questi non sono giudizi di valore,
ma dimensioni geometriche, in base alle quali il profondo ha a che fare con la verticalità e il superficiale con l'orizzontalità. Un'intelligenza linguistica non scopre una parola nella sua radice e nel suo spessore di significato, ma è molto abile nel trasporre un termine o una costruzione da una lingua all'altra. Ciò lascia supporre che chi è padrone di molte lingue ha un'intelligenza che non è turbata dalle differenze antropologiche e dalle differenze di modo che in Italia hanno generato un linguaggio e in Germania un altro. Per cui, senza questo carico antropologico e senza questa sensibilità per la differenza dei mondi, può trasportare con maggiore agilità un termine da una lingua all'altra. Per questo Nietzsche poteva dire: chi sa le lingue è un imbecille. L'espressione perentoria e per i professori di lingue può suonare persino offensiva, ma il senso non è recondito. Intanto si può trasporre un termine da una lingua all'altra in quanto non ci si è inabissati nel suo senso e la parola non ci ha fatto prigionieri della sua profondità. C'è un'intelligenza logico-matematica che sulla terra non vede cose, ma analogie e rapporti. Il primo uomo, scrive Winterweide, che colse l'analogia esistente tra un gruppo di 7 pesci e un gruppo di 7 giorni, compì un notevole passo in avanti nella storia del pensiero. Per questo tipo di intelligenza le cose perdono il loro senso materiale. Il pesce non rimanda al mare e ai naviganti, così come i giorni non rimandano alle opere quotidiane che Esiodo descrive nelle opere i giorni. Per l'intelligenza logico-matematica le cose diventano rapporti e i numeri che li esprimono diventano la spiegazione del mondo, nel senso in cui diciamo che qualcosa si dispiega, si apre alla leggibilità. Platone ne aveva ben coscienza, per questo sul frontespizio dell'Accademia, da lui fondata, aveva fatto scrivere: non si entra qui se non si è geometri. C'è poi un'intelligenza musicale che materializza la geometria del suono. Questa materializzazione instaura l'uomo come colui che ascolta il ritmo di una creazione che lo trascende. La musica non si dice, si ascolta, e l'orecchio diventa quel padiglione aperto al mondo per cogliere quell'armonia invisibile che, al dire di Eraclito, val più della vista. Ascoltare da un'intelligenza musicale le parole cessano di avere un senso per guadagnare un suono. Dominante non è più il significato, ma la voce, il suo tono, da cui desume un senso nascosto del mondo che non si può dire, ma solo udire. C'è un'intelligenza spaziale che dispiega un mondo che sfugge alle coordinate geometriche per offrirsi alle azioni che disegnano quella spazialità visiva, sonora, emotiva che è anteriore alla distinzione dei sensi, perché il valore sensoriale di ogni elemento è determinato dalla sua funzione nell'insieme e varia con questa funzione. Per il navigante, per esempio, il mare non è uno spazio oggettivo, ma un campo di forze, percorso da linee di forza le correnti e articolato in settori le rotte, che lo sollecitano a certi movimenti e lo sostengono quasi a sua insaputa. La terra, che intravede, le correnti che sente, le onde che taglia, non gli sono presenti come un dato oggettivo, ma come il termine delle sue intenzioni e delle sue azioni. Nella burrasca non percepisce cose, ma fisionomie, fisionomie familiari come la terra, che a distanza si profila, e fisionomie ostili come le onde, nella cui altezza scorge non tanto la dimensione, quanto la minaccia. Se nello sguardo il navigante è magicamente congiunto alla meta e nelle forze e nell'azione dei suoi gesti la possibilità di pervenirvi, qui la sua intelligenza è tutta raccolta nella dialettica corporea tra l'ambiente e l'azione. C'è poi una intelligenza corporea che guarda il mondo non per scoprirlo, ma per abitarlo.
Abitare non è conoscere, è sentirsi a casa, ospitati da uno spazio che non ci ignora, tra cose che dicono il nostro vissuto, tra volti che non c'è bisogno di riconoscere perché nel loro sguardo ci sono le tracce dell'ultimo congedo. Abitare è sapere dove deporre l'abito, dove sedere alla mensa, dove incontrare l'altro. Abitare è trasfigurare le cose, è caricarle di sensi che trascendono la loro pura oggettività, è sottrarle alla all'anonimia che le trattiene nella loro inseità per restituirle ai nostri gesti abituali, che consentono al nostro corpo di sentirsi tra le cose, presso di sé. Frequentando il mondo, l'intelligenza corporea non è mai percorsa dal sospetto che la sua percezione possa essere un'illusione rispetto a qualche presunta verità in sé, perché proprio confrontandole con le percezioni ha imparato a riconoscere le illusioni che sono sempre ospitate dal silenzio del mondo da una risposta mancata. C'è infine un'intelligenza psicologica per la quale il mondo è uno specchio di sé. Proiettando i propri vissuti, gli uomini hanno incominciato a catalogare la natura secondo i miti dell'anima. Ne è nato un mondo immaginario di cui i poeti mistici sono gelosi custodi. A loro si serve la nobiltà delle nostre passioni. In forma mitologica hanno saputo affidare al cielo quanto noi oggi in forma patologica affidiamo alla psichiatria. Perché gli uomini non vivono più all'altezza delle loro passioni? Perché nei loro desideri non scorgono più un'intelligenza? Perché dopo averle private della loro intrinseca intenzionalità si è assegnato alle nostre passioni solo lo spazio opaco e buio dei nostri corpi? Che ne ha fatto la ragione di noi? Dove ci porta l'itinerario dell'intelligenza scientifico-tecnica divenuta egemone? Non perdiamo così per sempre le tracce del cammino percorso? Agli uomini della scuola l'invito a non demolire quelle diverse forme di intelligenza in cui è costruito un potenziale di umanità diversa da quella oggi compiutamente dispiegata sotto il segno della tecnica. Contro la tecnica non abbiamo nulla da obiettare, se non la sua funzione egemone e totalizzante che lascia perire ai suoi margini tutto quel volume di senso che, non essendo tecnicamente fruibile, è lasciato essere come parola in incidente, puro rumore che non fa storia. Ma per questo è necessario che la scuola si declini al plurale e insegua, attraverso un'articolazione totale, tutte quelle forme di intelligenza di cui sono custodite quelle possibilità, che in un mondo sempre più strutturato in modo funzionale diventano gli uomini ricettacoli del senso, un senso privato in sé nella forma della propria intelligenza. E questo articolo di Umberto Eco, cos'è in pratica che ci dice? Ci dice che ogni uomo ha la sua intelligenza che si basa sulla sua sensibilità, sul suo modo di rapportarsi nei confronti del mondo, sul suo modo peculiare di descrivere il mondo, di percepirlo e di costruire le relazioni fra sé e il mondo. E questo è fondamentale in stregoneria. Perché se noi non riusciamo a capire che il mondo ha un infinito numero di sfaccettature, un infinito numero di relazioni, e ognuna di quelle sfaccettature, ognuna di quelle relazioni hanno la loro intelligenza, e questa loro intelligenza è manifestazione di fenomeni, e questi fenomeni si giungono a noi. Bene, se noi riusciamo a capire questo, ci siamo tolti dal centro del mondo. Non ci consideriamo più create di immagine e somiglianza di un Dio pazzo, cretino e deficiente, ma siamo dei soggetti che stanno vivendo nel mondo, stanno manifestando le loro capacità all'interno del mondo, e queste capacità, manifestandole, si acquiscono. Queste capacità, manifestandole, fanno sorgere, fanno sgorgare dentro di noi la capacità intuitiva. Ci fanno sviluppare l'intuizione, e l'intuizione è quella capacità che l'uomo, tutti gli esseri della vita, è in grado di emettere e superare la forma della ragione, trovare l'oggetto in sé, superare la forma degli oggetti che si presentano per giungere alla rappresentazione
di ciò che gli oggetti ci inviano, ci mandano, sono. Riuscire a capire gli oggetti non più per la forma che hanno, ma per l'azione che sono in grado di mettere in essere. Questo mi interessa farvi capire dall'articolo di Galimberti. Ormai tutte queste che sono scoperte scientifiche, analisi, nuove deduzioni, ci fanno comprendere in realtà la complessità del mondo. E cosa significa in stregoneria fare un percorso di modificazione di se stessi e percepire aspetti specifici del mondo? Lo possiamo fare? Perché dentro di noi c'è una potenzialità enorme che soltanto il monoteismo, pensando l'uomo come creato di immagine e somiglianza di un pazzo cretino, costringendolo in ginocchio, ha negato per secoli. Cioè ogni volta che noi rinunciamo ad usare le nostre capacità, rinunciamo ad usare le nostre potenzialità nell'affrontare la nostra vita, in pratica cosa facciamo? Uccidiamo una parte di noi stessi. E questo il monoteismo lo ha sempre saputo. E al monoteismo gli interessava uccidere la capacità dell'uomo di essere se stesso nella sua esistenza. La stregoneria invece ha sviluppato l'altro aspetto, cioè l'uomo che sviluppa se stesso nella propria esistenza, attraverso tutta una serie di pratiche. E adesso la scienza ti dice perché quelle pratiche funzionano. E affrontiamo un altro piccolo problema, ne ho preso solo un articolo per affrontare questo tipo di problema, in realtà ne ho altri articoli, perché è una condizione fondamentale dell'uomo, ed è praticamente lo stress. Cioè la condizione di stress è una condizione molto particolare, una capacità, cioè in pratica noi ci portiamo ai limiti delle nostre possibilità psicofisiche quando affrontiamo quelle che sono le contraddizioni della vita, le contraddizioni della nostra esistenza, cioè ci portiamo ad una soglia di stress. Ebbene, questo stress lo possiamo percepire sia col cervello, sia con l'intestino, sia con varie parti del corpo. C'è un limite in cui lo stress può essere utilizzato per modificare noi stessi e c'è una condizione che, superata quel limite, superata quella condizione, diventa patologia e diventa costruzione di ansia. Ebbene, questo meccanismo che formula lo stress in stregoneria è sempre stato usato per portare al limite delle tensioni il soggetto, l'individuo, in modo di portarlo alla prossimità dei salti qualitativi. Pratica, cosa facciamo noi? Tutta una serie di azioni per le quali accumuliamo tutta una serie di dati quantitativi. Ebbene, quando i dati quantitativi sono arrivati al culmine, cioè altri dati quantitativi non li possiamo più accumulare, avviene il salto qualitativo con l'uscita della nostra intuizione, oppure con la scoperta di nuove cose, oppure con la nostra modificazione della visione del mondo. È importante questo perché questo meccanismo dello stress è in realtà un meccanismo di conoscenza. Però perché sia un meccanismo di conoscenza è necessario che l'individuo sia attrezzato per usare quel meccanismo di conoscenza. Ma se l'individuo non è attrezzato per usare quel meccanismo di conoscenza, quando avrà un accumulo di tensioni, anziché fare il salto dall'accumulo quantitativo allo sviluppo di una qualità diversa del suo modo di essere davanti alla vita, non farà altro che sviluppare uno stato d'ansia, cioè uno stato di paura. E l'arte del cattolicesimo, l'arte del cristianesimo, è quella di portare l'individuo disarmato davanti alle condizioni della vita, in modo che venga fagocitato dall'ansia e dalla paura, in modo di poterlo mettere in ginocchio. Proviamo un po' a leggersi velocemente, perché ormai stiamo per finire la trasmissione, alcuni pezzi di questo articolo. Mente e stomaco hanno un'identica reazione. Recentemente la rivista dell'Accademia Americana delle Scienze ha messo in prima pagina che anche l'intestino ha un suo sistema dello stress, che lavora in collegamento col sistema dello stress del cervello, ma che opera anche in autonomia usando lo stesso ormone cerebrale, il CRH, l'ormone che rilascia la cortico
atropina, quel mattone sullo stomaco o quell'infiammazione che spesso accompagnano una situazione stressante, non derivano quindi solo da un'attivazione cerebrale, ma sono risultato anche di un'attivazione locale realizzata dalla stessa sostanza prodotta in sovrappiù nella testa. La dimostrazione è venuta da un gruppo di fisiologi dell'Università di San Francisco. Ma cos'è questa sostanza che si trova anche che ruoli svolge? È un ormone che viene identificato nel cervello, nell'ipotalamo, venne identificato nel cervello, nell'ipotalamo, 24 anni fa, da V.V. Vale. Era la prova che il sistema dello stress aveva il suo centro di comando proprio nell'ipotalamo, come Hans Seyl aveva ipotizzato contro gli scettici. Nel cervello il CRH attiva il sistema dello stress, inducendo l'ipofisi a produrre un altro ormone, la CTH, che a sua volta indurrà la corteccia delle surrenali a produrre cortisolo. Gli effetti di questa cascata chimica sono numerosi: aumento della pressione arteriosa, incremento delle disponibilità di zuccheri e di altre sostanze energetiche, azione antinfiammatoria, ma il CRH svolge anche un ruolo diretto in altre aree cerebrali, attiva le aree dell'allerta emozionale collocate nell'amigdala. Insomma, tutto l'organismo è mobilitato. Se questo stato di allerta però viene protratto nel tempo, e aggiungo io, non ha soddisfazione, cioè non ha sbocchi, se insomma ci troviamo in uno stress cronico, cominciano i guai. Il CRH iperattivo trasformerà l'allerta in ansia, il cortisolo in sovrappiù produrrà ipertensione, diabete, alterazioni immunitarie e danni alla memoria. Negli ultimi anni il quadro è diventato ancora più chiaro. Bene, questo è gli effetti chimici della situazione stressante portata ai limiti. Dopodiché, sempre sulla salute, l'articolo che sto usando, l'articolo della Salute di Repubblica del 16 giugno 2005, c'è un altro effetto dello stato d'ansia. Cioè, in pratica, quando le donne sono in gravidanza e vivono in uno stato d'ansia, c'è molto spesso la nascita dei bambini prematuri. In pratica cosa succede? Succede che il bambino nella pancia della madre sente lo stato d'ansia della madre, sente il mondo che gli sta crollando attorno e decide di nascere. Questo è in sostanza il meccanismo terra-terra. Bene, visto che ormai stiamo per svolgere verso la fine della trasmissione, il cervello svela i suoi segreti. Amore, paura, ambizione, ogni emozione ha il suo posto. Allora, cosa ci interessa noi sapere se ogni emozione ha il suo posto? Beh, ci interessa sapere che le emozioni sono le uniche cose che hanno la capacità di modificare la nostra struttura cerebrale. E le emozioni le abbiamo quando costruiamo delle relazioni fra noi stessi e il mondo che ci circonda. Per cui ogni volta che noi ci emozioniamo o abbiamo delle emozioni, amore, paura, ambizione o qualcos'altro, non facciamo altro che modificare una parte del nostro cervello, rendendolo più sensibile, modificando i legamenti neuronali, modificando la struttura sinapsica, modificando la nostra capacità di percepire le cose. Ebbene, questo ci interessa sapere, perché le emozioni incidono sul cervello. Dunque, se noi viviamo la vita con passione e con determinazione, abbiamo migliaia di emozioni da scaricare sul nostro cervello, migliaia di modificazioni che vanno nella direzione in cui noi abbiamo deciso di agire e di vivere nei confronti del mondo. 049 700 700 e 049 700 838 se qualcuno vuole telefonare. E intanto possiamo sempre andare avanti e capire innanzitutto questo fax che è arrivato. Complimenti per la trasmissione. Pronto? Pronto, ciao. Ciao. Scusa che cavo il baracca perché sono in viaggio. Allora, dite che usa il termine emozione.
Pronto? Sì, sì, ti sento. Sì, sì, mi senti? Scusami perché sì. Non so come comportarmi quando non sento... Non ti preoccupare, tu vai tranquillo. Sono Carlo. E per me la parola emozione è un termine usato quando lo si usa per affinare il comprendersi, un termine improprio. Dimmi, dimmi, continua. Perché secondo me non è l'emozione sarebbe azione ematica, tutte le parole che finiscono con zione da noi si intendono, e anche in Europa, nelle lingue latinose, sì, diciamo azione, no? Ma non è l'azione dell'emo che provoca il prodotto, bensì l'azione del sentire sui nostri sensi, i quali... Sì, sì, no, ti stiamo ascoltando. Sei d'accordo? Super. Beh, intanto vai avanti, dopo vediamo allora, la fine. Allora, va a finire che il sangue è nient'altro che il fornitore delle energie che servono a produrre per il tramite degli organismi, sì, che producono, che sono a corto anche di batterie, producono questi stati, sì, diciamo, e che vanno a determinare questo stato che viene dichiarato da noi emozione, però per la via di affinare i termini e per ben comprenderci, per me è un termine improprio, cioè è il lavorio del sangue. Il sangue è il facchino dei trasporti, sì, di tutte le nostre, sì, necessità, sì, fornitrici, diciamo, di energia. Certo. Siamo d'accordo? Sì, ma se tu vai all'origine del termine non è che posso allora, discutere più di tanto, capisci? No, quello no, che no, mi interessa no, è l'uso del termine emozione, come viene usata in maniera... Ecco, importante è capirci su questo, perché dopo quando si va a affinare, ad sì, approfondire quelle meravigliose cose che tu stai dicendo, sì, io per alcune, per molte sfaccettature sono d'accordo, ci sono solo delle virgole molto importanti da mettere. Sì. Secondo me, su quello che hai detto te, allora ci si va a capire alla base della nostra fisiologia cosa siamo. Ed è questo di fondamentale importanza per il capire e dopo per intervenirci, cioè intervenire noi su di noi per produrre, se vogliamo, anche il bene e se vogliamo anche il male, ma c'è la possibilità di autopilotarci, sì, 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 volentieri, certo, e questo è misconosciuto, sì, oppure sì, viene fatto solo per cause accidentali, oppure per interessi diversi, per interessi diversi, certo, ok, ciao, grazie che mi hai dato, soprattutto grazie che mi hai capito, no, ho tentato, dai, altri tuoi pari conduttori non mi capiscono, vabbè, facciamo quello che possiamo, dai, ciao, sì, ciao, ciao. Bene, io devo chiudere qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo, naturalmente, sia con Francesco sia continuando questo tipo di trasmissioni. Lascio immediatamente a Stefano e mando immediatamente la pubblicità. Per cui ciao a tutti, a risentirci a giovedì prossimo alle ore 15 e poi alle 19. Ciao, ciao.